Buongiorno, vediamo se iniziamo subito con la tosse. Questa giornata particolarmente antipatica come situazione, 10 marzo 2020, corso di metallurgia. Per chi ha già seguito, quindi ha già lavorato, mandato gli assignments con Metallurgia 20 e per chi parte in qualche modo da oggi col corso ufficiale. Il video lo mettiamo su YouTube così ve lo potete vedere come volete con gli strumenti che usate tutti i giorni. Pandas è un software di metallurgia computazionale che ci aiuterà molto durante il corso di metallurgia. Ci aiuterà per capire un po' meglio quello che sono le possibilità oggi di fare. Di lavorare nel campo dei metalli e quello che potrebbe essere il tema del domani, interagire, diciamo, a livello di sistema fabbrica e quindi le tematiche dell'Industry 4.0 con, diciamo, le proprietà dei materiali metallici. Allora, Pandas è un software che si scarica dal sito della Computerm gratuitamente. Si scarica gratuitamente, ma ha alcuni limiti perché c'è un piccolo team di una decina di persone. Ovviamente ve lo scaricherete in demo download con l'email che vorrete e ci metterete un pochino a installarvelo o sul vostro PC o su una chiavetta o su quello che vi fa piacere. Pandas è un software fatto di diversi moduli. Principalmente noi partiremo da lavorare con i diagrammi di stato, poi vedremo che si può fare qualche cosa di più. Non pensiate che il software possa risolvervi tutto dal punto di vista dei metalli, vi dà alcune indicazioni, sicuramente alcuni suggerimenti. Alcuni suggerimenti ve li darò io. Sostanzialmente una parte del lavoro dovrà essere in qualche modo svolgere gli esempi, questa è la prima parte del vostro lavoro, e poi andare a customizzarli per quello che riguarda alcuni temi che vedremo di fare. Torniamo in qualche modo al nostro software. Qua c'erano alcuni suggerimenti da fare. Quindi, la cosa fondamentale è sapere dov'è l'help. Abbiamo visto cercare di dare una letta veloce al libro degli esempi, che è scaricabilissimo in PDF. Il libro degli esempi lo dovrete fare ed è questo il lavoro numero 3 per gli allievi che hanno già seguito e consegnato i due assignments. E sarà per voi il lavoro anche numero 3. L'1 e il 2, poi me lo farete in una fase successiva o magari farete anche qualche cos'altro. Altrimenti c'è il rischio, visto che le consegne sono queste, consegne o assignment in inglese, sono sostanzialmente di produrre le presentazioni o dei documenti. Io non vorrei che poi tutti quelli che si accomodano all'ultimo momento copino semplicemente quello che hanno fatto i colleghi. Questo non mi piacerebbe e non è il momento per dei comportamenti furbeschi del genere. Quindi sostanzialmente noi abbiamo una serie di esempi che si possono fare. Su YouTube già trovate l'esempio numero 1, che è già svolto, è molto semplice fare un diagramma di stato binario. E qua vedete passo passo quello che c'è da fare. Per me la cosa importante è che li sappiate fare e poi eventualmente li copiate da qualche parte, su un file Word, su un file PowerPoint, in inglese, in italiano, in quello che volete. L'importante è che voi mi dimostriate che ve la cavate abbastanza bene. Ci possono essere tanti modi per lavorarci sopra. La cosa fondamentale è, chiudiamo l'Acrobat, chiudi la scheda corrente e chiudi pure questo, è sostanzialmente capire dove sono i database per lavorare. I database sul vostro PC, una volta che avete installato, sono qua. Quindi qua abbiamo tutti i dati necessari per poter lavorare. Per i primi esempi dovrete aprire il file, questo signore qua, che è il sistema ternario alluminio, magnesio e zinco. I files termodinamici sono dei file di testo sostanzialmente, potremmo chiamarli anche TXT, anzi in alcuni casi va meglio perché c'è qualche problema per scaricarli. Adesso gli ho dato il comando, lui automaticamente mi è partito con la versione di un paio d'anni fa, non cambia assolutamente niente. Allora, sostanzialmente questo è un database termodinamico con una serie di istruzioni che vedremo un pochino più avanti. Se non le vedremo sicuramente tutti, non diventerete mai, non lo sono io, dei professionisti nello scrivere e compilare dei database termodinamici per
per queste tecniche che si chiamano tecniche CalFAT, ma in qualche modo sappiate che è un banalissimo file di testo, tra l'altro anche relativamente compatto. Quindi questo è il file che vi trovate da qualche parte e sostanzialmente per il momento è tutto per non fare una presentazione eccessivamente pesantina. Buona giornata intanto!